mie dimissioni erano un atto dovuto anche nei confronti della società per la fiducia che mi ha sempre dato. Volevo, tra virgolette, risollevare l'ambiente, nel senso che mi sembrava giusto, con tutte le pressioni che magari arrivano dall'ambiente, dall'esterno, di aver fatto un gesto in modo da poter far capire che io a quella panchina sono legato, ma sono legato dall'ambizione, sono legato dalla voglia, non sono legato da un contratto. Per questo mi sono dimesso, perché è stato un atto dovuto nei confronti della società. Non volevo sentirmi assolutamente un peso, anzi, è stato, come ha detto lei, io dico sempre che quando uno litiga è perché ha voglia di stare insieme. Chi non ha voglia di stare insieme non litiga, lascia andare via le cose e si separa senza nessun problema. Per quanto riguarda la squadra, sono contento della squadra. In questo momento sappiamo bene, e lei presidente, che è un organico che va completato, che va non tanto migliorato, va completato, che è differente da migliorare, va completato perché abbiamo delle diverse carenze che sicuramente, come ha detto anche lei, presidente, nell'intervista del dopo partita, andremo a colmare. Però sono fiducioso, perché comunque mi rendo conto che siamo condizionati sempre da episodi. Anche il gol che abbiamo preso domenica è stato un gol, tra virgolette, assurdo, tragicomico, però purtroppo anche questo fa parte del calcio, ma non giustifica assolutamente il nostro cammino. Giustificazione noi cerchiamo, la squadra non avrà assolutamente alibi da qua alla fine dell'anno. Anzi, sono contento degli attestati di stima che ho ricevuto dalla squadra, ma adesso si sono presi anche una grossa responsabilità, perché anche loro avevano la possibilità, tra virgolette, se avessero avuto il bisogno, il volere di cambiare guida tecnica, anche loro, facendo, tra virgolette, quadrato, ora si sono presi una responsabilità in più, si sono esposti, e quindi le parole sono belle, i fatti anche, ma adesso bisogna riversare questa rabbia, questo attaccamento, questa voglia di far bene assolutamente in campo.